alfabetizzazione emozionale, ne avete mai sentito parlare? Argomento molto molto interessante, soprattutto ora che ne parleremo, se pensato a partire dai bambini, dagli adolescenti, ma credetemi, anche per noi adulti, perché per fortuna, e diciamo per fortuna, non si smette mai di imparare. Ne parleremo ovviamente con una psicologa esperta, anche psicoterapeuta e trainer in programmazione neurolinguistica, la dottoressa Eliana Lamberti, che è venuta a trovarmi. Benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, grazie di aver accettato il nostro invito, proprio perché questo argomento ci interessa molto. Alfabetizzazione emozionale, che cos'è? Allora, l'alfabetizzazione emozionale consiste nell'insegnare che cosa sono le emozioni e come utilizzarle nella propria vita quotidiana, come riconoscere quelle degli altri. È un qualcosa che ha a che fare con l'intelligenza emotiva e appunto consiste proprio nel far capire ai bambini già dall'età, diciamo, da quando iniziano ad interagire con gli altri, quindi ad avere la cognizione di quella che sia un'emozione, ad utilizzarla e ad avere proprio una percezione di questa. Quindi distinguiamo alfabetizzazione emotiva da intelligenza emotiva. Esattamente, allora l'intelligenza emotiva è, ha a che fare proprio con il riuscire a riconoscere le proprie emozioni, l'alfabetizzazione emotiva ha a che fare con l'insegnarle. Ovviamente l'intelligenza emotiva è il primo step, se io so quali sono le emozioni e posso anche poi insegnare a qualcun altro quali sono e come riconoscerle. Certo, e questo è un passaggio difficile con i bimbi? O più con i bimbi o più con gli adulti, mi viene da dire. Allora, in realtà, guardi, noi nasciamo con tutte le esperienze emotive possibili, alcune delle quali però negli anni vengono in un certo senso congelate. Quindi che cosa accade? Che mentre da bambini abbiamo tutto un vastissimo repertorio Vero. Di emozioni, da grandi a volte accade che a causa di appunto tutte le tensioni sociali, delle interazioni che abbiamo avuto, abbiamo una ristrettissima gamma di emozioni. Quindi le inibiamo. Alcune. Sì, le inibiamo perché abbiamo avuto delle esperienze, perché siamo presi dai ritmi della vita quotidiana. Ma anche perché a volte il contesto sociale ti impone di stare in delle esatto, degli in alcune regole. Esatto. E questo, cioè, più noi ci reprimiamo, più noi reprimiamo le nostre emozioni e più queste diventano difficili da riconoscere e viviamo in una sorta di alessitimia sociale, cioè se non riusciamo a riconoscerle in noi stessi, non riusciamo neanche a riconoscerle negli altri. Per cui la cosa importante sarebbe cominciare già da bambini, come dire, un training rispetto alle emozioni. Certo. E quindi... Certo, interessante anche perché uno dei problemi che purtroppo anche in termini di cronaca rileviamo, sì, soprattutto sull'età post-adolescenziale e adulta, in fondo è una tendenza sempre più evidente a non saperle controllare. Assolutamente. Gestire queste emozioni, che probabilmente affonda le radici né uno l'impossibilità a esprimerle, ma due anche, come dire, l'ignoranza, se insomma in senso proprio latino, sì, nel sapere quali emozioni sono. Esattamente, infatti io diciamo sono fautrice, dico sempre che sarebbe importantissimo cominciare già dalle scuole materne. Dall'asilo, certo. Sì, già incominciare un'alfabetizzazione emozionale. Per esempio in Danimarca, che sono molto più avanti di noi, già dagli anni 90 si ritagliano un'ora a settimana proprio per parlare dei propri vissuti emotivi, cioè i bambini possono sperimentare all'interno del gruppo classe che cosa vuol dire parlare delle proprie emozioni, riconoscerle e ascoltare soprattutto quelle degli altri, perché l'intelligenza emotiva ha a che fare sì con il riconoscimento delle proprie emozioni, ma anche con il riconoscere quelle degli altri, per cui le due cose vanno di pari passo. Se io posso sviluppare la mia intelligenza emotiva, potrò anche riconoscere le emozioni degli altri. Questo mi fa venire in mente che tutto questo si basa su un forte concetto, proprio quello dell'essere animali sociali, interagire, condividere regole, apprenderle e confrontarsi, cosa che sempre passa per un ascolto dell'altro, mentre molto spesso siamo forse un po' troppo concentrati su noi stessi al punto da semplicemente non trovare la strada di comunicazione, corretto? Assolutamente, infatti sentire non vuol dire ascoltare. Sono due processi distinti, corretto? Sono due processi distinti. Tante volte molte persone sentono
sentono ma non ascoltano. Vero, ascoltare vero. Vuol dire riconoscere l'altro, fare in modo che l'emotività dell'altro sia compresa e che noi la accettiamo. Certo. E in un certo senso nella nostra risposta abbiamo, come dire, appunto compreso. Certo. Tra l'altro mi viene in mente la radice etimologica della parola emozione, viene dal latino emovere, che è un qualcosa che si muove da dentro. Certo. Okay. No, è vero, è proprio vero, anche perché poi sicuramente questo mettersi nei panni dell'altro per comprenderlo, aiutarlo, è una cosa che possiamo addirittura pensare scontata quando ci troviamo di fronte appunto un figlio, un fratello, eccetera. Ma tutti noi sappiamo bene quanto vale quel valore invece esterno al contesto familiare, che è l'amico, quello di cui ti puoi fidare, a cui puoi raccontare, quello che diventa la tua spalla. Esattamente, sì, perché avere la possibilità di sperimentarsi anche al di fuori del contesto familiare, certo, è di fondamentale importanza. Infatti ci dovrebbero essere due binari sui quali lavorare: da una parte il contesto scolastico, dove ci dovrebbe essere una proposta formativa più volta a valorizzare proprio la sfera del sé, cioè a valorizzare quello che è il vissuto emotivo del bambino o del ragazzo adolescente, e dall'altra appunto dove appunto il ragazzo può confrontarsi con altri amici all'interno del gruppo classe, e contemporaneamente invece una sfera più privata dove all'interno del contesto familiare si possono tirar fuori delle emozioni. Certo. Quindi bisognerebbe lavorare su entrambi i binari. Sì, corretto, cioè penso che sia anche molto bello da vivere. Sì. E poi diventa comunque, avere potere su se stessi diventa soddisfacente, no? Assolutamente sì, assolutamente. Quindi sì, aumenta anche il nostro livello di autostima, ma probabilmente anche quello dell'altro, no? Sì. Del mondo che ci circonda. Poi c'è anche da dire una cosa, che più si parla di emozioni e più ci viene voglia di parlarne, meno ne parliamo e questo è come l'appetito vi ha mangiato. Assolutamente, esattamente, è proprio questo. Ecco perché già da bambini, attraverso il racconto, io ecco, parlavo prima dell'importanza delle fiabe, no? Del certo, raccontare. Assolutamente. Cioè, una cosa che possono fare i genitori già con i bambini molto piccoli, a partire dai 2-3 anni, è raccontare tante fiabe, perché attraverso la fiaba il bambino può sperimentarsi in diversi personaggi, vivere, certo, l'emozione della paura, della rabbia, della rivalità fraterna, certo, e poi sapere che nonostante queste emozioni c'è un lieto fine. Certo. E la fiaba, poi il racconto, crea anche un legame di attaccamento positivo con la figura materna, perché con le modulazioni della voce durante il racconto, certo, il bambino si immedesima, e quindi questo è ecco, appunto, il valore e l'importanza della fiaba. Noi anni fa all'Istituto Regina Elena di Roma abbiamo attuato diversi psicologi, diciamo con la direzione scientifica della professoressa Parsi, un progetto che si chiama Di che fiaba sei, e questo progetto aveva proprio l'obiettivo di far narrare una fiaba ad ogni bello, bambino. Bello, molto bello, anche perché io sono cresciuta ascoltando le favole dei fratelli Grimm. Ah. E ne ricordo ancora alcune, in alcuni passaggi, per quanto parliamo di 40 anni fa, mi hanno colpito, quindi certo, sono comunque tracce che effettivamente strutturano, sì, la nostra persona, rimangono dentro per la vita di noi e ci danno anche degli esempi. Esatto, beh, il ruolo è fondamentale. Ma voglio citare anche i due testi che lei ha scritto: Gestire le emozioni e Amare è potere. Belli titoli, e già ci dicono quanto insomma abbiamo espresso in questo approfondimento. Sì. Gestire le emozioni è un testo che cerca di dare degli input per entrare in contatto con le proprie emozioni e, diciamo, a livello quotidiano dà dei piccoli esercizietti da fare per, come dire, avere consapevolezza e orientarsi in maniera positiva, cioè andare a focalizzarsi su quelle che sono le emozioni positive. Mentre Amare e potere, come se no stiamo sempre a lamentarci. Esattamente, molte volte diciamo noi è più facile focalizzarsi su quello che va male, perché quello che va bene a volte lo diamo per scontato. Invece avere ogni giorno quell'attimo di gratitudine e dire oggi sono felice perché nella mia vita ci sono queste cose che non sono scontate, sono dei doni da apprezzare. Certo. Già solo concentrarsi su quel pensiero ci mette in una... Ed ecco perché Amare è potere. Ecco perché Amare è potere. Esattamente. Fantastico. Beh, certo, certo. È quasi scontato. Allora, il tempo a nostra disposizione purtroppo è scaduto, dobbiamo chiudere velocemente, ma bellissimo questo approfondimento. Ringrazio la dottoressa Lamberti per essere stata mia ospite. Vi rimando anzitutto al suo sito www.elianalamberti.it, ma per ogni richiesta aggiuntiva di approfondimento la sua mail elianalamberti@elianalamberti.it. Risponderà sicuramente, ma l'aspetto per altre curiosità su questi temi. Di nuovo la ringrazio, salutiamo insieme i nostri ascoltatori.